Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Endurance. Oggi parleremo di come iscriversi alla maratona di New York, ovvero la maratona più partecipata del mondo. Correre a New York è il sogno di tutti i maratonieri, di tutti i runners ed è anche il mio sogno. In questo video andremo a vedere come è possibile iscriversi alla maratona di New York e quindi far parte di quei 50.000 fortunati che ogni anno corrono per le strade di Manhattan e arrivano al traguardo dentro Central Park. Partiamo! La maratona di New York ha diverse modalità di iscrizione, però sono tre quelle principali, ovvero il minimo, la lotteria e il tour operator, andando ad escludere alcune modalità che sono riservate più che altro ai local o comunque a determinate categorie aventi specifici diritti. Il minimo è il tempo minimo necessario per qualificarsi alla maratona di New York. Ciò vuol dire che bisogna stare entro quel determinato tempo in maratona per poter avere il diritto di iscriversi con questa modalità di iscrizione. Ovviamente pochi atleti riescono a iscriversi con questo metodo, questo perché i tempi richiesti dall'organizzazione sono davvero molto sfidanti. Infatti per gli uomini che vanno da 18 a 34 anni il tempo minimo richiesto è 2 ore e 53, che aumenta di 2 minuti, quindi 2 ore e 55 per la fascia successiva, che va dai 35 ai 39 anni e poi aumenta di qualche minuto nelle fasce successive. La stessa cosa avviene anche al lato femminile, in quanto il tempo minimo è quello di 3 ore e 13 e anche lì successivamente si aggiungono altri minuti per le fasce d'età più alte. La maratona di New York, però, a differenza di altre maratone e di altre major, permette l'iscrizione anche attraverso il tempo di qualifica della mezza maratona. In questo caso il tempo minimo è 1,21 per quanto riguarda gli uomini, mentre 1,32 per quanto riguarda le donne, sempre nella fascia che va da 18 ai 34 anni. Inoltre, nell'ultimo anno, quindi nel 2022, e quindi questa avverrà anche negli anni successivi, è stata introdotta una nuova categoria, oltre a quella maschile e femminile, ovvero quella dei non binary. In questo caso i tempi di qualifica sono gli stessi di quelli previsti per le donne. Il secondo metodo di iscrizione alla maratona di New York è la lottery, ovvero una lotteria dalla quale bisogna iscriversi per cercare di essere sorteggiati. Per il 2023 questa iscrizione alla lottery avverrà dall'8 al 22 febbraio e l'estrazione avverrà il 1 marzo. Verranno estratti gli atleti in base a tre diverse categorie: i residenti nell'area metropolitana di New York, i residenti in America e tutti gli altri residenti atleti internazionali. Per quanto riguarda la lottery, ovviamente anche qui i posti non sono tantissimi, anche perché poi, come vedremo, altri pettorali sono destinati a altre categorie, a altri metodi di iscrizione, per cui è molto raro essere pescati. Da ricordare che nel momento in cui avviene l'iscrizione alla lottery è necessario che venga inserita una carta di credito e che ci siano dei fondi su questa carta, perché nel momento in cui verremo sorteggiati è necessario che il pagamento avvenga immediatamente e qualora non fossero disponibili dei fondi, questo può comportare la non partecipazione alla maratona e quindi perdere quel diritto che si è acquisito con la lottery. Ed eccoci giunti alla terza modalità di iscrizione alla maratona di New York, ovvero il tour operator. Questo è il metodo con cui la maggior parte dei maratoneti, dei runners, soprattutto italiani, partecipano alla maratona di New York. Questo perché la maggior parte degli atleti non hanno dei tempi così minimi per poter essere pescati con la modalità del tempo minimo e magari non sono nemmeno così fortunati da essere pescati nella lottery. Le agenzie ufficiali per l'Italia sono Born to Run, Terra Mia, Rose Associati, Ovunque Running, Effetto Sport e Vico di SRL. Sul sito della maratona comunque troverete tutti questi tour operator accreditati per quanto riguarda l'Italia, io comunque ve li inserisco qui di fianco. Come funziona questa modalità di iscrizione? Beh, in questo caso bisogna quindi contattare uno dei tour operator che sono accreditati per la maratona di New York e scegliere uno dei pacchetti che loro offrono. Di solito il pacchetto prevede pettorale, hotel e volo, però a volte può essere anche svincolato il volo, però almeno il pacchetto comprende pettorale più hotel. Ovviamente questa formula è più costosa delle altre, però ci permette di evitare alcune rogne, anche ad esempio l'hotel, permette anche di stare con altri runner all'interno dello stesso hotel, quindi magari anche di fare conoscenze e ci permette soprattutto di partecipare alla Maratona New York.
Occhio però a non prenderla molto con calma, perché anche i pettorali che vengono dati ai tour operator sono limitati, perché parliamo da maratone di New York, quindi affrettatevi. Infatti iniziate a informarvi subito dopo che è terminata la maratona dell'edizione precedente se volete partecipare alla maratona del prossimo anno. Quindi questo è già il momento in cui vi dovete informare per partecipare alla maratona di New York del 2023. Quindi, come abbiamo visto, questi sono i tre principali metodi per iscriversi alla maratona di New York. Ovviamente ci sono degli altri metodi un po' più di nicchia, come ad esempio il charity program, che però prevede una raccolta fondi anche molto sostanziosa e molto spesso è il metodo utilizzato da parte di persone facoltose o celebrità che appunto raccolgono questi soldi per beneficenza e partecipano alla maratona di New York, soprattutto per chi non è americano, soprattutto per un atleta straniero internazionale, questo metodo è molto difficile, anche se ha una causa nobile. Quindi vi invito, se ne avete le possibilità, a scegliere questa modalità di iscrizione. Poi ci sono altre modalità, ad esempio, delle modalità che prevedono l'iscrizione da parte dei volontari alla Maratona di New York e anche altre modalità di iscrizione, però molto di nicchia, a determinate persone che hanno determinati diritti. Infine una curiosità, chi ha corso almeno per 15 volte la maratona di New York avrà la possibilità, qualora lo volesse, per ogni anno, quindi negli anni successivi, di partecipare alla maratona di New York. Ha questo diritto. Però noi ovviamente cerchiamo almeno di partecipare alla prima volta di New York e quindi cerchiamo di scegliere uno di questi metodi o se non abbiamo la possibilità appunto di scegliere il metodo del tour operator, perché negli altri appunto ci vogliono determinate qualità, che siano fortuna o appunto tempi minimi. Ma quanto costa questo pettorale di New York? Beh, il pettorale costa intorno ai 300 dollari, e poi questo ovviamente il prezzo lievita se ci affidiamo ai tour operator. È la maratona più costosa del mondo, un po' tutte le maratone americane lo sono, però New York soprattutto. Infatti il montepremi finale è davvero molto alto, ma questo spetta soltanto alle atlete elite. Siamo giunti anche alla fine di questo video. Vi ringrazio prima di tutto di essere arrivati fino a questo punto. Vi invito a inserire nei commenti cosa ne pensate di questo video, se avete in mente di partecipare alla maratona di New York e quali delle modalità utilizzerete per partecipare a questa maratona. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di mettere un like se il video vi è piaciuto e attivate anche la campanella per essere sempre aggiornati sugli ultimi contenuti. A presto ragazzi, e ricordate, siamo ciò che diamo.